Cari amici ed amiche di pomeriggio, eccoci tornati a un altro delle nostre belle chiacchierate col nostro uomo a Milano, Simone Zappacosta. Ciao e bentornato. Ciao Barbara, buon pomeriggio a tutti. Simone, allora ci ritroviamo dopo il periodo pasquale, tu sei stato fuori, quindi insomma in qualche modo da Milano ti sei spostato, però insomma sei ritornato e adesso hai anche un sacco di cose da raccontarci, perché sei ritornato e hai subito cominciato di nuovo a sentire musica e a vedere arte. Sì, mi sono preso una pausa dalla città, ma è stata giusto un periodo brevissimo di relax per poi tornare già ai concerti, alla musica a 360 gradi. Senti, allora direi che possiamo subito iniziare a parlare di un concerto, diciamo, di cui si è molto chiacchierato, che tu sei andato a vedere. E io ti leggo subito cosa scrive di questo concerto dei Rolling Stones in questo pezzo che parla proprio del concerto di Cosmo lì all'Alcatraz di Milano. Te lo leggo, così mi spieghi che cosa è successo. Che goduria il concerto indecente di Cosmo, musica contro il decoro, canzoni riarrangiate, comunione e liberazione di corpi, lanci di pizze, bollini sulle fotocamere, capezzoli liberi. Com'è che non riesci più a volare? Chiedeva De André in una vecchia canzone. Ieri sera all'Alcatraz di Milano, Marco ha dimostrato che si può ancora prendere il volo. Wow! Sì, i concerti di Marco di Cosmo sono appunto tutto ciò che c'è scritto in quell'articolo. Non è mai politicamente corretto, diciamo, ed è amante della libertà e dell'amore libero e di tutto ciò che è spirituale e rende libere le persone. Poi con la sua musica, che è un mix tra cantautorato italiano e la techno di Berlino, si crea un mix incandescente nella sala. E all'Alcatraz, infatti, c'era tantissima gente, tutti fan, e la particolarità era appunto che lui aveva deciso di vietare l'uso dei telefonini. E Quindi, direi proprio che oggigiorno, diciamo, non c'è concerto che si faccia che non sia costellato da questi schermi tutti accesi che riprendono sì. foto e Infatti, anche nei video che io poi condivido con voi dei concerti dove vado, spesso c'è una marea di telefoni accesi a fare da sfondo. Qui invece lui ha chiesto al pubblico di partecipare con l'anima e col corpo attivamente invece di stare con il telefono. Ed è una cosa che Cosmo riesce a fare perché i fan di Cosmo condividono con lui un po' l'idea di società e di fruizione dell'arte e quindi è stata accolta piacevolmente, diciamo. sì, dicono anche che abbia detto anche ai vicini di chi osava diciamo, prendere il telefono per fare qualche foto, qualche video, di intervenire proprio. Sì, ovviamente c'è stato qualcuno che il telefono l'ha usato, però appunto erano in minoranza ed erano subito visibili ed era facile per Cosmo individuarli e chiedere ai vicini di fargli capire che il concerto deve essere vissuto anche con il battere le mani. Poi era una festa completa, quindi si sono scatenati tutti, si saltava, si ballava, poi lui a torso nudo come suo solito fare nei concerti. Ha creato proprio un'atmosfera bellissima. Tra l'altro, le canzoni effettivamente sono state tutte riarrangiate, quindi un grande lavoro dietro a questi Sì, concerti. abbiamo parlato settimane fa dell'uscita del suo disco che era Sulle ali del cavallo bianco e lui ha creato appunto questa sorta di psichedelia nei suoni, questa ricerca del suono particolare, di oltrepassare il suono acustico, mandare sui synth, su suoni ricercati, su campionamenti. E lì poi ha riarrangiato tutto, creando come una sorta di festa a un locale tedesco di Berlino, diciamo. Quindi la techno e la cassa dritta che sfondava i timpani di tutti, collegati poi al cantautorato italiano, quindi ai testi molto ricercati e molto significativi.
proprio una bella esperienza. Bene, bene. Tra l'altro, ecco, diciamo è molto quasi proprio, c'è quasi un po' una contrapposizione forte, perché da una parte la richiesta di togliere telefoni, no, fotocamere, godersi il concerto è un po' quella modalità un po' da club, no? Cioè un modo più intimo di godere della musica di un artista. Però poi, ecco, invece c'è tutta un'altra parte che non è intima per niente, non so come dire. Sì, è una contrapposizione, esatto, come dici tu, di queste due visioni. Però si fa. Poi, essendo lui amante della musica elettronica, anche proprio che deriva da Berlino, ci sono locali molto famosi lì che per altri motivi hanno il bollino sulla telecamera per non far vedere un po' cosa succede lì dentro. Però si è ripreso questo concetto per un qualcosa di più grande, più spirituale, diciamo. Bene, bene. Senti, caro Simone, oltre a questa bella situazione, no, nel concerto di Cosmo, però oggi parliamo anche di qualcos'altro, cioè di un qualcosa che anche i nostri telespettatori, volendo, prendendo il treno, andando a Milano, potranno forse vedere. Sì, la stazione centrale di Milano, infatti, sempre più spesso, devo dire, regala delle novità sia ai turisti sia a chi si sposta per lavoro che alle persone di Milano, perché ogni tanto ci si trova un qualcosa davanti che ti lascia senza fiato, qualcosa di mastodontico, come in questo caso dove c'è un'installazione gigante proprio in Piazza Duca d'Aosta, di fronte alla facciata della stazione centrale. È Ecco, un'opera lei è di JR. Di un un'opera artista di JR francese. che non è, no, mi assicuri, non essere collegato con Dallas. No, no, non dovrebbe, non dovrebbe. No, JR, questo artista veramente, ecco, che ci ha abituato a queste installazioni un po' in tanti luoghi in realtà, però questa pare che sia la più grande da lui realizzata. Ce la racconti? Sì, lui fa questo artista, Jean René, si fa chiamare però JR, è un artista francese che crea opere pubbliche, opere monumentali. Possiamo vederle qualcuna a Roma, a Firenze, ma questa qui a Milano è veramente grandissima, come dicevi tu. È stata chiesta proprio dalla stazione centrale di Milano per rappresentare un po' la nascita. Quest'opera, infatti, ha il titolo La nascita della stazione centrale. Questo Allora, lui, succede perché. diciamolo, opera sempre con questa tecnica del trompe-l'œil, quindi un inganno proprio dell'occhio, no? Usa questo tipo di tecnica. Sì, usa questo tipo di tecnica. Lui viene dal mondo dei graffiti, lui ha iniziato a fare arte partendo dai graffiti, poi si è iniziato ad espandere, a lavorare sempre opere sempre più grandi e con questa qui dell'illusione ottica crea appunto questi monumenti di fronte a, come questo di fronte alla stazione centrale, che crea un'illusione ottica perché vedendolo fronte alla facciata della stazione centrale si crea proprio si mischia la facciata con quest'opera, che è un'illusione molto bella da vedere, che ha stupito tutti perché c'era tantissima gente a vederla quando sono passato io, turisti e non. Questa è proprio la nascita, perché rappresenta proprio la nascita di cosa? Rappresenta la nascita materiale della stazione centrale di Milano, perché nel 1906, con l'apertura del traforo del Sempione, si è aperto uno spazio di collegamento ferroviario con il nord Europa ed è stata ordinata appunto la creazione di questa stazione di Milano Centrale. E lì lui ha ripreso appunto il concetto di traforo nella montagna, ha creato questo ambiente roccioso con dei pannelli posizionati di fronte alla stazione, con uno squarcio in mezzo che rappresenta il traforo, per ricreare appunto l'immagine della nascita della stazione centrale, quindi ci si fonde con l'immagine della stazione centrale che è mastodontica con questa architettura neoclassica, con questi invece massi appoggiati lì davanti alla facciata in Piazza Duca d'Aosta.
Tra l'altro ho letto proprio che, essendo enorme quest'opera, è la prima volta che diciamo, lui utilizza questa tecnica, però diciamo, l'illusione ottica si ha solo con la vista da un punto di vista, cioè che è quello frontale. Infatti nelle tue immagini si vede che insomma, ci si sposta un po', effettivamente il trucco. Si vede. Sì, se ci si sposta un po' di lato si vede che sono dei pannelli messi semplicemente spalzati l'uno dall'altro, però vista frontalmente crea un effetto ottico molto È bello, stato significativo. impattante. Che ne Sì, è dici tu? impattante perché è veramente grande. Poi vista di fronte si mischiano proprio la stazione e questi pannelli, queste rocce. Quindi è molto suggestiva come immagine. Poi diciamo che siamo all'interno della settimana del vecchio Salone del Mobile, che adesso si chiama la Milano Design Week. Quindi di queste opere d'arte e di architettura ne avremo piena tutta la settimana a Milano. Va bene, quindi aspetteremo altre chicche, direi, da parte tua e da quel di Milano, caro Simone. Bene. Sì, do uno Allora, io. spoiler. Uno Ah, spoiler che la spoiler! stazione di Milano è appunto un centro vivo della Milano Design Week quest'anno. Ci si Ah, molto bene. esibiranno le opere alla stazione di Milano. Molto bene, siamo molto curiosi. Sarai i nostri occhi e le nostre orecchie e le nostre telecamere, direi anche. Bene, Simone, allora ti ringrazio come sempre per essere stato con noi in questo Grazie a voi. spazio proprio dedicato ai tuoi racconti da quel di Milano, con questo sguardo che è sì milanese, ma resta sempre profondamente abruzzese, lo vogliamo dire per i nostri amici che ci seguono. Grazie Simone, ci rivediamo assolutamente la prossima settimana Grazie a voi. Alla prossima settimana. e torniamo subito in studio.